Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi 9 luglio, la zuppa di porro di 9 luglio. Vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata. Oggi è interessante notare che cosa fanno tutti, cosa fa il giornalista unico dei quotidiani italiani. Dovete sapere che Renzi, Matteo Renzi, l'ex presidente del Consiglio, attuale segretario del PD, sta per pubblicare un libro che non so esattamente quando esca, quindi non faccio bene il mestiere, diciamo, di promoter del libro. Ma tutti i giornali italiani, tutti, il Sole 24 Ore, Repubblica, Stampa, il giornale Libero, nella prima pagina mettono un pezzo firmato Matteo Renzi che è un'anticipazione di questo libro. Ma questo c'è poco da dire, insomma, il Presidente del Consiglio, ex Presidente del Consiglio, segretario del PD che scrive un libro, è evidente che abbia massima diffusione sui quotidiani. Ma la cosa straordinaria è che c'è uno, nessuno, 100.000 Renzi oggi sui quotidiani italiani. Vi dico perché. Allora, andiamo sul Sole 20, sul Corriere della Sera. Sul Corriere della Sera c'è un Renzi intimista che racconta del suo G7 e del suo rapporto con Angela Merkel. È un rapporto, diciamo, dice Renzi, dialettico, perché lui non è d'accordo sull'austerity e non pensa però che la Merkel sia la causa di tutti i mali italiani. Straordinaria quella scena fantastica in cui Matteo Renzi stava mandando un SMS a sua figlia durante un vertice europeo, insomma, si stava a fare due palle così, manda un SMS a sua figlia e che cosa succede? Succede che la Merkel vede che Renzi sta mandando un SMS a sua figlia e vuole direttamente mandare lei, Angela Merkel, un SMS alla figlia di Renzi. Insomma, non c'hanno un cazzo da fare questi durante i G7 se non mandare gli SMS ai figli dei capi di Stato. Beh, questo, insomma, è il rapporto con la Merkel, un rapporto, insomma, no, un po' contrario, un po' da interlocutore. E questo è il Corriere della Sera. Sul Sole 24 Ore, invece, il taglio è più economico del libro di Renzi. Dobbiamo abbassare le tasse e per farlo dobbiamo aumentare il deficit al 2,9%. Va bene? Dobbiamo abbassare le tasse e aumentare il deficit. Questo è il taglio che dà il Sole 24 Ore del libro di Renzi, sempre firmato da Renzi. E poi c'è Repubblica. E Repubblica invece quale può essere il taglio che si deve dare al giornale di Renzi? La sinistra. E sulla sinistra c'è un attacco che Renzi fa nel suo libro a D'Alema e Pisapia, nemici dell'Ulivo, cioè quelli che oggi vorrebbero far finta di unire tutta la sinistra. In realtà sono stati quelli che sono stati contrari all'unione della sinistra con Prodi, cioè quindi prendere in giro, tanto che Repubblica si è reso conto di questo taglio, diciamo, anti D'Alema e anti Pisapia e ha fatto fare un'intervista a Gotor sotto al libro di Renzi, sotto l'anticipazione del libro di Renzi, e Gotor, esponente bersaniano e d'alemiano, dice sostanzialmente il solito disco rotto, quello di Renzi. Forse Repubblica è quello che tratta peggio le anticipazioni del libro di Renzi. E poi c'è la stampa. Sbagliò la politica sulla questione libica, dice Renzi nel suo anticipazione data alla stampa, il giornale internazionale che parla di politica estera. Beh, il pezzo di Renzi per la stampa riguarda la politica estera e la Libia. Sul giornale di cui sono vice direttore, 25 anni di subalternità ai PM. Cosa piace a noi del giornale? Il processo fatto sui giornali, lo strapotere dei giudici? Beh, e questo ci dà oggi Renzi sul giornale. È sbagliato che negli ultimi 25 anni siano stati i PM a comandare. E sul Libero, ecco chi incastrò i Marò. Quindi sul Libero, il giornale che fece una grande polemica, ma anche il giornale, come tutti i giornali di centrodestra, sulla gestione dei Marò da parte di Monti, e lì c'è il pezzo del libro di Renzi che parla della pessima gestione della questione dei Marò. Insomma, il panorama che vi sto facendo è che ha fatto un libro che accontenta tutti. Nel libro c'è tutti. A parte la sinistra estrema, è un libro in cui poi potete trovare un po' di Merkel, un po' a favore, un po' contro, un po' contro l'austerity, un po' contro l'abbassamento delle tasse, un po' contro Monti, un po' contro. Favoloso, è il doroteismo che oggi si può plasticamente vedere su tutti i giornali. Forse è proprio il momento di dire che è cambiato ufficio stampa, perché oggi i giornali citano un ennesimo cambio di spin doctor da parte di Matteo Renzi, che si è riportato a casa quel Marco Agnoletti che bene lo aveva seguito nelle prime.
vicende fiorentine e che da Nardella, sindaco di Firenze, ritorna a Roma per diventare di nuovo ufficio stampa di Renzi. Secondo grande tema di giornata, a parte le anticipazioni di Renzi, Urbi e Torbi, peccato che non ci sono i giornali internazionali, perché oggi mi sembra che su El País e su Le Monde non ci siano anticipazioni del libro di Renzi. L'altro grande tema è il G20. Vedete, il G20 è, poi ne parleremo, una cagata pazzesca. È sempre stata una cagata pazzesca, in cui raramente si è ottenuto qualche cosa. Eppure i giornali italiani danno sempre un grande rilievo al G7. Oggi il Paese, per dire, mette in prima pagina, invece che il G20, che non è servito a nulla, la foto del dissidente venezuelano che è uscito dalle carceri di Maduro. Ma insomma, del G20 ci sono 5 righe. Noi, i giornali italiani invece parlano solo del G20. E parlano dell'unica cosa che non conta nulla, cioè il fatto del fatto che si vedono per pensare a cosa succederà sul clima nei prossimi 500 anni, cosa che, come Antonio Zichichi ha spiegato benissimo sul giornale, esiste un problema di riscaldamento del pianeta? Forse sì. Esiste un problema di inquinamento del pianeta? Sì. Dipendono queste due questioni da quello che pensa l'IPCC, cioè il grande organismo che venerato dall'ONU e dal G20? No, dice Zichichi, non è che attraverso questi interventi riduciamo riscaldamento e inquinamento, come stanno pensando di fare con miliardi vostri dei contribuenti. Ma vabbè, comunque il pensiero unico dice che ci si deve occupare dell'inquinamento. Macron oggi, che si becca un solo 6 in pagella, già gli italiani, i giornali italiani stanno iniziando ad amare un pochino meno Macron, perché che cosa ha fatto? L'unica cosa che ha fatto Macron, che cos'è? Un nuovo vertice a Parigi sul clima. Già uno è stato sostanzialmente bocciato da Trump perché se è andato via, ne vuole fare un altro a dicembre, quindi si rivedranno a dicembre, la solita retorica melassa sul riscaldamento del pianeta. Ma la cosa stupenda è che il Corriere della Sera, ma non solo lui, e questa è la giornata che mi diverte, mentre parliamo dei grandi temi, il riscaldamento del pianeta, G20, Trump che non ci sta, lascia il posto perché si rompe le balle sul riscaldamento del pianeta, Melania, e fa una cosa molto più seria, cioè di vedersi per 2 ore con Putin, e noi lo prendiamo per il culo oggi tutti i giornali, che modo, ma perché ha lasciato la poltrona a Melania, Melania Ivanka, scusatemi la figlia, mi confondo tra queste donne di Trump, le solite figuracce di Trump. Per la verità anche il Monde titola sulle figuracce di Trump. Beh, insomma, saranno pure figuracce, ma quello, invece di star lì a farsi le pippe sul clima che cambia e su quello che noi potremmo fare, sta a parlare con Putin per 2 ore, che mi sembra attività un po' più sana e utile geopoliticamente che occuparsi del clima. Detto tutto questo, siccome ci occupiamo del clima, fotona in prima pagina oggi sul Corriere della Sera: sarà questa l'estate del caldo record. Beh, questo titolo io penso l'ho letto altre 500 volte sui quotidiani italiani, 500 volte. Pensate che a Mediaset, quando lavoravo nel 94, c'era una preziosa, cioè una cassetta che veniva messa in ricerca immagini quando non era digitalizzata la televisione del Biscione, che si chiamava AFA Killer. Tutti gli agosto c'era purtroppo un morto per il caldo, e noi avevamo una specie di cassetta prefatta con le immagini dell'AFA Killer, cioè turisti che entravano nelle fontane, siccità. Insomma, sono 20 anni, cioè 94, oggi sono 30 anni che parliamo di questo titolo. Sarà questa l'estate del caldo record, e con la solita storia delle fontane. Andiamo poi avanti. Sole 24 Ore oggi fa un pezzo molto interessante, inedito, sul fatto che si stia pensando, il sottosegretario al Ministero delle Finanze stia pensando di abolire l'IRAP, cioè quell'incredibile imposta inventata da Visco che agisce anche sui debiti e il numero di personale che c'ha un'impresa e anche un professionista. Una minchiata pazzesca, una follia totale, un unico nel panorama fiscale di tutto il mondo. Lo stanno per abolire. Ovviamente, se aboliscono l'IRAP aumentano l'IRES, cioè l'imposta sui profitti aziendali, e quindi l'ipotesi è togliere l'IRES, che è il 3,9%, e portare l'IRES, togliere l'IRAP, che è il 3,9%, e portare l'IRES al 27,28%, quindi compensare la mancanza di gettito con l'IRAP con l'aumento del gettito derivante dagli utili aziendali. Io sarei d'accordissimo, perché è vero che aumenta l'IRES, ma si rende molto più semplice la vita per le imprese o quei professionisti organizzati che debbono pagare l'IRAP. Clooney torna dall'odiato Trump, è la foto che c'ha oggi Libero, in cui racconta il fatto che George Clooney è andato a Londra perché gli piaceva vivere con la sua fidanzata a Londra, e però ha paura dell'ISIS, e quindi da che fa? Torna da Trump. Straordinaria.
Oggi sul Fatto, potevamo citarlo prima, il pezzo di Antonella Caporale, mi sembra che sia di Caporale, tutti quelli che hanno cambiato, hanno voltato le spalle a Renzi, che riempie tutti i giornali del suo libro, ma molti degli intellò che erano per lui stanno perdendo, secondo il Fatto, passione per Renzi. Rondolino non sarebbe più suo, Nannicini si starebbe andando ad Harvard, ma non è così, perché resta sempre un renziano, l'economista che fece molto bene a Palazzo Chigi. Ferrara, Giuliano Ferrara, un super renziano che aveva scritto il Royal Baby, direbbe che Renzi oggi è appannato. Beppe Sala, Beppe Sala, insomma, qualche dichiarazione contro Renzi gliel'ho vista, insomma, questo è il pezzo del Fatto. La Verità lancia un nuovo candidato al centrodestra, ieri è stato il turno, mi scuso, ieri non ho fatto la zuppa di porro, di Marchionne, rilanciato da Libero, che oggi ci ritorna. La Verità dice oggi Marina Berlusconi sarà la candidata di Berlusconi alla presidenza del Consiglio, la Lady di Ferro. Staremo a vedere se questa è la volta buona. Vorrei chiudere con il Sole 24 Ore, in realtà con il domenicale del Sole 24 Ore, che un tempo era un approfondimento culturale interessante fatto dal giornale della Confindustria. Adesso devo dire che di interessante c'è molto meno, il suo lato liberale e liberista lo ha perso, ma la capacità di essere intellettuale di regime gli è rimasto. Oggi ho un pezzo di spalla in prima pagina che mi spiega che Villaggio amava sostanzialmente la corazzata Potionkin e dice era contro la retorica della cultura, contro la retorica della cultura, dell'indottrinamento, ma è chiaro e fuori di dubbio, scrive il giornalista, che Villaggio amava Eisenstein e amava la corazzata Potionkin. Un po' come Serra qualche giorno fa, questi intellettuali italiani che non possono ammettere che il loro sinistro Villaggio potesse prendere per il culo un film impegnato come la corazzata Potionkin e Eisenstein. Io rivendico invece la bellezza di quella frase, è una cagata pazzesca, perché talvolta la cultura impegnata è una cagata pazzesca, e l'idea che i giornali italiani debbano a morte di Villaggio dire Villaggio era troppo intelligente per pensare che fosse davvero una cagata pazzesca, ma ce l'aveva contro la retorica culturale intorno a quella grande opera d'arte di Eisenstein, a me mi fa venire il voltastomaco. Era semplice e immediato. Quella è una cagata pazzesca e gli intellettuali di oggi non vogliono accettare, come quelli di ieri, che si possa svelare che il re è nudo, cioè il re della loro non retorica e della loro capacità di astrarsi e di pensare che cose di nicchia siano straordinarie. Ben venga quindi anche il Sole 24 Ore nel novero di quei inserti culturali che scrivono tutti la stessa cosa. Ragazzi, buona domenica a tutti quanti voi, vi do appuntamento a domani. Ciao!